ci siamo ribaltati e penso che siamo usciti anche dai finestrini. Infatti le ruote toccano a terra, stiamo camminando senza due ruote, perfetto. Chiamare Cristiano Ronaldo. Oh cacchio. Gli abbiamo già detto che la Lamborghini è rotta, siamo tornati a piedi. E niente ragazzi, Ronaldo Junior è stato ufficialmente arrestato. Cioè ora verrà ufficialmente scortato e arrestato insieme ad Albert. Ciao ragazzi, qua è Omega. Come state? Spero tutti alla grande. Bentornati nel mio canale su questo nuovo video di GTA 5 con il nostro Ronaldo Junior. Allora ragazzi, la situazione sembra critica perché l'ultimo video vi ho lasciati praticamente quando Ronaldo Junior e il suo migliore amico Albert che facevano un incidente mortale. Senza perdere indugio andiamo a vedere cosa è successo, perché sicuramente alcuni di voi stanno preoccupati, vanno a sapere cosa è successo, cosa è successo con la fine, perché stavano scappando dai carabinieri perché avevano rubato la Lamborghini dei carabinieri, che devo dire è veramente bella. E siccome Ronaldo Junior la voleva assolutissimamente la sua collezione, andiamo a vedere che diavolo è successo. Oh mio Dio, le cose sembrano messe veramente male. Qua c'è la Lamborghini dei carabinieri che è ridotta a un colabrodo, distrutta perché mi ha fatto un inseguimento, e sembra che Ronaldo Junior e Albert si stiano quasi riprendendo. Albert sta dando segni, forse è un po' scombussolato, è come dargli torto. Allora ragazzi, oddio, forse Albert ce la fa. Albert, ce la fai? Va bene, allora intanto prima di vedere tutto e iniziare col video e vedere cosa sta succedendo precisamente, vi invito a mettere un bellissimo mi piace al video. Ovviamente mi raccomando che lo dovete mettere ragazzi, perché almeno mi date supporto così sbloccate anche i prossimi episodi. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, che almeno non vedete tutti gli altri episodi. E seguitemi su Instagram che trovate in descrizione, così potete seguirmi e rimanere attivi sempre su tutte le novità. Ragazzi, ci mettete solo 2 secondi, quindi passateci, che tanto ci mettete veramente poco. Sapete che ci tengo, quindi fatelo. Ehi, Albert, ci sei? Ok, Albert si sta grattando il culo. Non vorrei si fosse spaccato lo suo sacco e si sta anche odorando il culo. Cioè si gratta col culo la mano e poi si odora la mano. Vabbè. Allora, la situazione è che Ronaldo Junior si dovrebbe alzare e la polizia non c'è più. Ronaldo Junior, ti alzi? Allora ragazzi, praticamente ci stava inseguendo la polizia. Abbiamo preso questa salita enorme, la Lamborghini è volata, non sono più riuscito a controllarlo. Abbiamo sbattuto contro questo paretone enorme, ci siamo ribaltati e penso che siamo usciti anche dai finestrini. Allora, a quanto pare i nostri eroi, Ronaldo Junior sembra si sia fatto un po' male, infatti non riesce a camminare molto bene. Albert, ce la fai ad alzarti? Albert, fratello, alzati, dobbiamo andarcene qui. La cosa buona è che la polizia, no, sembra che l'abbiamo seminata, ma sicuramente ci sarà ancora. Anche i carabinieri stanno facendo un giro di pattuglia. Albert! Oh, ma questo è scemo! Fra, ti devi alzare! Alzati! Dobbiamo andare via di qua! Poi come andremo via con la Lamborghini? Alzati, dai! Ronaldo Junior riesce a camminare bene, sicuramente sarà fatto male alle gambe. A questo punto credo anche Albert. Albert, dobbiamo cercare di ribaltare l'auto in qualche modo. Vieni, dobbiamo, sennò come torniamo indietro? Vieni Albert, aiutami! Albert, oddio. Vabbè, ci penso io. Devo cercare di ribaltarla in qualche modo. Spero di riuscirci. Così non ci riuscivo mai. Siamo riusciti in parte a ribaltare l'auto. Ci abbiamo messo tipo un sacco di tempo. Ho fatto tutto io perché Albert sta dormendo. Albert, dobbiamo andarcene di qua. Vuoi salire in questa auto maledetta? Ragazzi, secondo me Albert tipo ha spaccato, si è scattato la testa. Ha spaccato la testa al muro e non sta capendo più niente. Albert, ma ti sei ritardato completamente? Boh ragazzi, secondo me è diventato tutto scemo. Oh Albert, tutto bene? Da quello che sembra ragazzi, Albert dice di aver azzuppato forte la testa e ha un grande mal di testa e dice di non sentirsi per niente bene. Ronaldo Junior invece si sente la schiena totalmente distrutta. Ragazzi, dovremmo cercare di andarcene di qua. Perché non parte? Oh no ragazzi, non mi dire che è fuori uso. Ronaldo Junior, sei stupido, non l'hai messo in moto. Allora partiamo dalla bella notizia. La bella notizia è che siamo ancora vivi. Dobbiamo cercare di andare in ospedale subito, cercare di portare subito l'auto nel garage. La brutta notizia è che siamo senza una gomma. Non so se si vede, ma quella davanti sta praticamente toccando terra. E il paraurti davanti se ne sta completamente venendo. C'è un'altra botta e se ne è venuto. Quindi dobbiamo cercare di andare non solo piano per la nostra incolumità. Oddio, però dobbiamo cercare di non farci vedere la gente. Non solo dobbiamo andare piano per la nostra incolumità, ma dobbiamo anche cercare di fare piano anche per l'auto. Cioè praticamente le ruote di avanti e di dietro ragazzi non ci sono. Non so se lo vedete, infatti le ruote toccano a terra. Stiamo camminando senza due ruote, perfetto. Allora, basta con gli indugi, cerchiamo di tornare in qualche modo al garage dove lasceremo la Lamborghini. Cerchiamo di lasciarla il più
più presto possibile, ragazzi, perché veramente no, non si può. Cioè, madonna, stavano sceriffo, forse non c'è. Pensavano fossimo della polizia normale. Allora, è passato uno sceriffo davanti e ha detto adesso tipo li distruggono. Allora, ragazzi, non andare nell'occhio, sennò veramente, cioè, già stai andando in autostrada senza due ruote. Infatti, come vedete, la guida è veramente difficile, cioè, appunto. Non avete idea di quello che è. No, madonna, Rando Junior. Abbiamo scassato anche la parte di dietro, se ne sta venendo anche il di dietro. Cioè, siamo senza ruota, ragazzi, siamo scassati. Cioè, no, non accendere le sirene, ragazzi. Allora, dobbiamo cercare di entrare. Ma no, non ce la facciamo più, oddio. Cioè, veramente, è impossibile guidare così. Allora, Albert deve andare in ospedale, ragazzi. Non mi sento bene neanche, sinceramente. Allora, cerchiamo di mettere la Lamborghini dentro e la lasciamo dentro e poi torniamo, perché è veramente impossibile. Cioè, si sta scassando tutta. Ok, ragazzi, abbiamo lasciato la Lamborghini con lo sesto elemento, perché le altre adesso non ci interessano. Albert e Renato Junior, ragazzi, si sentono per niente bene. Andiamo, Albert, andiamo. Tutti e due stanno camminando veramente di merda, porca miseria. Cioè, povera Lamborghini, tutta scassata, mamma mia. Lamborghini dei caramba è al sicuro, è quella la cosa che conta, perché sappiamo benissimo che la voleva la nostra collezione. Albert, dai, dobbiamo andare, cerchiamo. Ora cerco, ragazzi, di chiamare papà. Vediamo un attimino se è disponibile al telefono o lo chiamo direttamente su Facebook. Tanto Facebook ha messo sta cosa che si può fare. Anche Albert, ragazzi, non riesce più a camminare. Allora dovremmo chiamare Cristiano Ronaldo. Oh cacchio. Bene, ma non benissimo. Anzi, male, ma non malissimo. E allora, vediamo che c'è un Cristiano Ronaldo selvatico che si sta disperando, mettendosi la mano in faccia per dire: mio figlio ne ha combinata un'altra. E abbiamo 1, 2, 3, 4 pattuglie dei carabinieri con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carabinieri. Sono contato male, a meno che sono scemo. Sì, ok, usciamo con le mani in alto, cioè, siamo già feriti, sì, maresciallo, voglio parlare con lei. Ragazzi, stavo per chiamare Ronaldo, perché papà, non è che ci veniamo a prendere, che non ci sentiamo bene. Ecco, ora sono guai. Albert, adesso come ce ne usciamo da sta situazione? Oh merda. Sì, ci arrendiamo. Cioè, non abbiamo manco armi, quindi Albert lo continua a tenere sotto mano. E ci sono tre marescialli dei carabinieri, tra cui quello a cui abbiamo fatto il colpo segreto, che incredibilmente è tornato, che è questo tipo qui, no? E che voi adesso su Dissidente sapete dove sia la Lamborghini. Ma gliel'ho detto, signore. Se vuole glielo ridico. Albert, alzati, diciamoglielo. Allora, signore, gliel'ho già detto. Ci sta dicendo che con loro non possiamo fottere. Gli abbiamo già detto che la Lamborghini è rotta, siamo tornati a piedi. Ma perché se ne va? Ma è pazzo? Che fa? Ah, dice che sta andando a fare comando. Ma io non capisco. Senta, signore, io lo dico anche a lei. Per carità. Ho capito, ma non abbiamo più, l'abbiamo rotta. E allora dice che questa volta papà dice che non ci proteggerà e che subiremo le conseguenze delle nostre azioni. La prego, maresciallo, la prego. Non abbiamo fatto nulla, cioè, volevamo solo rubarla. E dice che adesso non potremo fare nulla perché era l'unico prototipo che avevano, perché già per pagarla ci hanno messo un sacco di tempo. E adesso sta dicendo che non ci resta altro che seguirlo. Oh merda, ok. Ragazzi, quest'altro carabiniere mi sta dicendo che Cristiano Ronaldo ha proprio un figlio deplorevole, da depravati. Sì, vabbè, ho capito. E niente, ragazzi, Ronaldo Junior è stato ufficialmente arrestato. Cioè, ora verrà ufficialmente scortato e arrestato insieme ad Albert. Bene. Sì, la seguo, vado in macchina, ho capito. Ragazzi, ci servono cure comunque. Avanti c'è Albert e ci stanno scortando, appunto, in caserma. E allora, io sinceramente, ragazzi, non pensavo andasse a finire in questo modo. Anzi, per niente. Io spero che non ci portino alla caserma che sta qua, perché è veramente quella che è dispersa. Ma penso stia facendo semplicemente il giro perché hanno chiuso la strada. Ragazzi, per Ronaldo Junior e Albert si è fatta veramente difficile. Io ovviamente vi invito a mettere tantissimi piace per sbloccare i prossimi episodi e vedere come va a finire. Quindi mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi al canale così non vedete i prossimi episodi. Mi raccomando, che è importante, ditemi se il video vi è piaciuto. Riuscirà Ronaldo Junior a completare questa sua collezione di auto, ragazzi? Non lo sappiamo, perché
vi dico che succederanno tante altre belle cose e ci saranno tante altre cose che arriveranno, quindi rimanete attivi. Io inoltre vi invito a seguirmi su Instagram, che trovate qui in descrizione, per essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, ragazzi, ci mettete 2 secondi, venite a seguirmi, spaccate il tasto, distruggetelo, buttate la finestra, fate quello che volete. Mi raccomando, ci mettete 2 minuti, cercate Real Anthony e venitemi a seguire. Mi raccomando. Detto questo, per questo video è tutto. Non so dove stia andando precisamente il carabiniere, forse ha fatto semplicemente il giro. Noi ci sentiamo al prossimo video, spero vi sia piaciuto. Grazie per essere stati con me. E ci becchiamo alla prossima. Qua è Megozzo, bella per tutti. Ciao.